anche per la provincia di Ragusa e non potrebbe essere altrimenti. La retroattività sul superbonus avrebbe un effetto devastante. Aspettiamo di vedere il testo, ma esprimiamo certamente preoccupazione, lo dice il presidente di ANCE Ragusa Giorgio Firrincelli, allineandosi alle posizioni della presidente nazionale Federica Brancaccio sulla volontà espressa dal ministro Giorgetti di prevedere l'obbligatorietà sui crediti del superbonus spalmati in 10 anni. Parlando di 2024, evidenzia Firrincelli, ci riferiamo a tutti i lavori fino al 10 maggio, ma è chiaro che se si parla di crediti significa invece lavori del 2023. In questo caso il problema sarebbe ben più grande, perché le imprese hanno programmato contrattualizzando accordi al 70% per un credito che non si ritrovano più in 4 anni bensì in 10, con tutto quello che ne consegue. Come ha detto anche il ministro Giorgetti, nessun provvedimento può essere retroattivo, ma appunto aspettiamo di leggere il testo, diversamente avrebbe un impatto fortissimo su imprese, banche e cittadini.